Credo che quando sentirò dagli interfoni l'inno nazionale, insomma, capirò veramente in che situazione Ti sei mi cacciato. sono cacciata. Assolutamente. Chiara Isoton, soprano bellunese, grazie Chiara. Grazie a voi. Chiara ci concede un'intervista qui nella sua Belluno. Ormai la vediamo poco qui perché è sempre più importante, sempre più famosa. È stata su tutti i giornali nei giorni scorsi perché è stata chiamata alla prima al Teatro alla Scala del Macbeth che sarà rappresentato il 7 dicembre, vero? 7 dicembre, Sant'Ambrogio, esatto. Quindi Chiara, quanta emozione? Beh, l'emozione è alle stelle, devo dire, perché mai avrei creduto di poter arrivare a cantare un 7 dicembre. E invece quest'anno è successo e quindi sono molto molto felice, molto emozionata e anche molto grata al teatro per avermi dato questa bellissima opportunità e anche per avermi dato la fiducia, ecco, per questo 7 dicembre. Allora, tu rientri nel gruppo dei protagonisti perché farai la dama di Lady Macbeth, che Sì. ha un ruolo assolutamente centrale nella Sì, storia. beh, direi sì. Sì. Io sono un personaggio di fianco perché appunto interpreto la dama di Lady Macbeth, e però sono a fianco di una collega di fama internazionale che è Anna Netrebko, quindi per me veramente è un grande piacere ritornare a cantare al suo fianco. Ho avuto già occasione di lavorare insieme a lei nella Traviata, sempre alla Scala qualche anno fa, e adesso comunque sono veramente felice e emozionata di calcare di nuovo quel palcoscenico sia con lei che con gli altri colleghi, ovviamente. Com'è cantare sul palco della Scala? Tu ormai hai girato i teatri di tutto il mondo, puoi Sì, anche fare dei paragoni. posso fare dei paragoni perché cantare alla Scala è un'esperienza veramente unica e è un'emozione che nessun altro teatro al mondo riesce a dare. Io non lo so, credo ci sia una sorta di aura, di qualcosa veramente unica, legata solo a quel teatro, alla sua storia e anche solo al pensiero di chi ha calcato quelle assi, appunto, di chi, delle opere che sono nate per quel teatro, delle opere che hanno debuttato in quel teatro e soprattutto che hanno fatto la storia non solo di quel teatro, ma dell'intera storia del melodramma. E quindi ogni volta per me è un'esperienza, un'emozione nuova. Credo che questo 7 dicembre sia ancora di più emozionante, appunto, anche proprio per il periodo da cui Sì, veniamo, perché si perché riparte con questa cosa qui, insomma, si praticamente. riparte. Sì, no, il teatro sta già lavorando, hanno già ripreso comunque con le rappresentazioni, però veniamo da mesi di chiusure che sono stati veramente molto impegnativi, non solo per noi artisti, ma anche per tutti i lavoratori che ruotano attorno al mondo dello spettacolo, perché sono stati veramente mesi di stop forzato. Ma la prima non c'era stata l'anno No, la scorso, prima eh? c'è stata, ma in una forma un po' diversa, nel senso che hanno fatto un concerto mettendo insieme varie scene d'opera, varie arie, e però non c'è stata l'opera, quindi questa è la prima opera post, diciamo, questo periodo, e quindi c'è grande, grande attesa, grande E veramente attenzione. ci mettiamo anche che quest'opera che è stata scritta da Shakespeare, la vediamo con voi nella versione portata in opera, Da appunto la Verdi. tragedia da Verdi, quindi Esatto, insomma sì. Verdi in apertura della Scala. Sì, beh, ancora più emozionante. Poi, Infatti. insomma, la Scala credo che abbia il coro e l'orchestra con più, come dire, i migliori coro e orchestra che ci possano essere al mondo per l'opera. Quindi un'opera verdiana eseguita lì da queste compagini artistiche, penso che non ci possa essere niente di più emozionante. Poi dobbiamo anche dire che sarà trasmessa in tutto il mondo, tra Sì, l'altro. ecco, questo Forse non è dovevo un dettaglio ricordartelo. che cerco di non ricordare. No. Perché la cosa bellissima di te, che sei bellissima, che sei bravissima, è anche che sei rimasta sempre la solita nostra, Chiara Isoton. Che è molto Grazie. bello per noi, insomma, sentirti qui. Tra l'altro spieghiamo a chi magari non ha pratica con i luoghi di Belluno. Qui siamo davanti a un portone che per te è Sì. Sì. significativo, vero Chiara? Assolutamente sì, perché io qui ho iniziato a muovere, diciamo, i miei primi passi da cantante lirica, perché ho frequentato la scuola Miari, ho iniziato qui, poi insomma sono andata in Conservatorio Venezia, però qui ho emesso i primi vocalizzi impostati, ecco, mettiamola in questi Sono termini. stati qui dentro. Pensa Sì. un po', da Belluno, insomma, sei arrivata dove sei arrivata, splendido. Vabbè. Di un po', in questa tua carriera che ormai Sì. a livello così professionistico dura da quanti anni, Chiara? Ormai da un po' che sei. Ormai un pochettino, onestamente non so come quando Dove? iniziare a datarla, dove Ok. iniziare, perché devo dire che già dai tempi del conservatorio iniziavo a fare le prime cose.
Diciamo che dopo la mia vincita del concorso di Spoleto del Teatro Lirico Sperimentale, le cose si sono fatte un po' più serie, ecco, anche come proprio rappresentazioni, lavori, eccetera, e soprattutto dopo aver frequentato l'Accademia del Teatro alla Scala e dopo aver debuttato al Teatro alla Scala, poi sono ovviamente nate tutte le cose successive. Perché appunto di fatto il Teatro alla Scala è il tuo teatro. Ma io, diciamo, mi piace considerarmi un po' figlia, umilmente figlia di quel teatro, perché veramente io ho avuto la fortuna di studiarci, nel biennio 2013-2015 all'interno appunto dell'Accademia e devo dire che mi ha dato moltissimo, perché già dal 2015 il teatro ha avuto fiducia in me, ha iniziato a darmi piccoli ruoli appunto nella stagione e da allora devo dire che mi hanno chiamato ad ogni stagione, quindi per me è stato veramente anche una grande palestra e soprattutto una grande scuola, perché si impara facendo, perché uno può fare tutti i corsi e tutte le scuole del mondo, ma si impara facendo, si impara lavorando diretti da grandi direttori, da grandi registi, cantando a fianco di grandi colleghi, di grandi cantanti che hanno fatto, che sono la storia tuttora dell'opera. Sì, tu ci hai fatto qualche nome anche in una precedente Sì. intervista, che sono nomi da brivido, insomma, Eh perché sono grandi. sì, perché veramente cerco di assorbire come una spugna quando sono lì, perché veramente per me sono delle lezioni veramente uniche, uniche, quindi è solo gioia veramente prendere parte a queste produzioni. Chiara, mentre stiamo facendo questa intervista, non so se il microfono riesca a mascherare del tutto i suoni che vengono Sento c'è dall'interno. qualcuno che fa degli C'è esercizi. qualcuno che fa degli esercizi. Allora noi intanto camminiamo Sì? così facciamo vedere anche questa nostra bella piazza del Duomo qui a Belluno, no? Assolutamente. Ma volevo chiederti, che cosa pensi quando senti questi ragazzi che sono alle prime armi, alle prime note, no? Visto tu sei ancora giovane, mamma mia, ci hai Insomma. messo impegno, ci hai messo. E però guarda dove sei arrivata. Che indicazione daresti a un giovane che crede nella musica? Beh, allora, intanto per me è solo fonte di grande gioia sentire appunto dei ragazzi, delle persone che iniziano a studiare uno strumento o iniziano a cantare o comunque si avvicinano al nostro mondo, perché credo che faccia parte del DNA culturale veramente del nostro paese, del nostro DNA. E quindi è un peccato che questa cosa vada persa. Quindi quando io sento anche solo la volontà da parte dei ragazzi appunto di iniziare a studiare musica, non posso che, come dire, incentivarla e sostenerla. Poi ovvio è come dire, un percorso non semplice, perché ci vuole una dedizione, ci vuole molto studio, bisogna fare anche molti sacrifici, però questo in tutte le strade, in tutti i percorsi che una persona poi decide di scegliere anche a livello di studi. Però mi sento di incoraggiare, mi sento di dire che è possibile, perché insomma, a furia di battere il chiodo, insomma, qualche risultato lo si porta a casa. E credo che l'unica strada, l'unica cosa vincente in queste cose sia appunto studiare, studiare, avere dei pochi ma chiari punti di riferimento, e qui mi riferisco a degli insegnanti veramente bravi. Che siano veramente punto di riferimento per l'allievo, per il ragazzo che inizia appunto un percorso di studi. Penso sia proprio fondamentale questo. Io tuttora mi fido di pochissime ben selezionate persone che non hanno problemi a dirmi anche le cose scomode, perché solo così si può crescere, solo così si può migliorare, solo così si può andare avanti e sempre spostare in su l'asticella degli obiettivi. Quindi ecco, questo mi sento di dire veramente di non scoraggiarsi, di non perdersi d'animo magari a tante difficoltà che si possono incontrare durante questo percorso, ma di perseverare perché ne vale veramente la pena, perché per quei pochi, no, non pochi secondi perché sono tanti Eh minuti, sì, eh. però io dico sempre che a volte il gusto di eseguire una certa frase, il gusto di cantare una romanza oppure di far parte di un concertato, qualcosa ripaga di qualsiasi sacrificio e di qualsiasi magari anche delusione che uno può avere durante il proprio percorso. E veramente ne vale la pena, Ma assolutamente. ascolta Chiara, adesso tu hai davanti questa data del 7 dicembre, ma immagino che nel frattempo non Sì, sarai inoperosa. no, per fortuna no. Come si comincia a preparare un appuntamento così? Beh, allora,
diciamo che non sono cose che si improvvisano in poco tempo. Noi lo sappiamo solitamente con un certo anticipo, perché le programmazioni dei teatri di solito vanno di 2-3 anni in 3 anni, questi dei teatri un po' più grossi. E vabbè, quest'anno appunto questo Macbeth è stato un po' una sorpresa per tutti, appunto venendo anche dal periodo che abbiamo passato, quindi non è una situazione canonica. Però per preparare un'opera, diciamo, ci si mette tanto e non si finisce neanche mai di prepararla, perché per esempio quest'estate devo cantare Tosca a Piacenza, e Tosca io l'ho già cantata, insomma, un po' di volte, però adesso che la sto riprendendo in mano appunto per ripassarla, dico, ah, ma questa cosa non l'avevo notata. Ecco. E ogni volta lo spartito mi dona qualcosa e io faccio del mio meglio per cercare di portarlo poi in scena. E eccolo quindi qui, però, il mai smettere di studiare. No, assolutamente. Anche se una cosa la conosci, continui ad esaminarla, a scavarla. Assolutamente. Poi la cosa bella è che ogni volta si lavora con un direttore diverso, e ogni volta un direttore dà uno spunto diverso, magari proprio di approccio alla partitura e al personaggio, e si scoprono sfaccettature diverse. Quindi l'importante, come dicevo prima, avere un insegnante di riferimento con cui preparare anche l'aspetto tecnico. Poi nel caso di noi cantanti è importantissimo avere un pianista con cui studiare, con cui preparare i ruoli, che non è un jukebox, ecco, insomma, non è che io vado da un pianista, questo suona, io canto e siamo a posto. No, è proprio un lavoro meticoloso di concertazione, di analisi anche proprio dello spartito e del personaggio che si va a interpretare e dell'assieme dell'opera. Quindi, diciamo, la sinergia di tutte queste cose poi ci porta ad essere pronti per affrontare appunto un debutto. Poi quando inizia l'iter delle prove, ovviamente, insomma, ci sono le prove di regia, poi ci sono le prove musicali con il direttore che si fanno al pianoforte, poi c'è una prova che si chiama antepiano, dove l'opera viene eseguita da capo a fondo con tutti i costumi, trucco, regia, perfetto così, ma senza l'orchestra. Poi c'è una prova che si chiama all'italiana, che si fa con l'orchestra con noi fermi, l'orchestra in buca, e si esegue musicalmente. Poi partono le prove d'assieme, dove si mettono appunto insieme la regia e la parte musicale, e poi si inizia con le antegenerali, i generali, e poi si va in scena con la prima. È uno sforzo enorme, ci hai dato un'idea di quanto impegno richiede. Beh, per il 26, per il 7 dicembre iniziamo le prove il 25 ottobre. Il 25 ottobre. Sì. D'altra sì. Parte, Chiara, mi pare di sapere che Verdi di solito non richiede un grandissimo numero di artisti, no? No, infatti no. Però non ci fatto, sono... di fatto tra allestimento, regia, musicisti, orchestra. Ma vengono coinvolte centinaia di persone, e qui ci tengo a dirlo, perché quando si vede un'opera, in questo caso, non è solo chi viene visto in palcoscenico, e già siamo tanti, perché per esempio nel Macbeth ci sono i protagonisti, ci sono i personaggi appunto di comprimariato, ma poi c'è il coro, ci saranno sicuramente dei figuranti, c'è l'orchestra. Ma poi ci sono tutte le figure che ci permettono di salire in palcoscenico, e qui veramente il pensiero va dalla sarta, al parrucchiere, al costumista, all'attrezzista dietro le quinte, al macchinista che senza di lui non si spostano le scene, e c'è veramente un esercito di persone che lavora per preparare questo tipo di spettacolo, e sono tutti degli artisti e dei tecnici veramente specializzatissimi e unici veramente al mondo. Quindi veramente si muovono centinaia di persone per uno spettacolo così. Per un 7 dicembre ancora di più, perché poi vengono coinvolte le televisioni e queste cose, quindi ci saranno altri coinvolgimenti ulteriori. Tu adesso sei a Belluno per un lieto evento familiare, sì, non sono... diciamo più, sono non qui so per se un vuoi, lieto... diciamo anche di più. Sono qui per un lieto evento familiare, sì. Ecco, e allora noi ti facciamo tutti gli auguri per... Grazie. Il lieto evento familiare. Però questo per noi ti abbiamo colto al volo, perché non vieni spesso a Belluno, ormai la tua vita è altrove, ti dobbiamo immaginare a Firenze. Sì, adesso vivo a Firenze. Non te ne facciamo una colpa. Mese. No, ma io torno appena posso, perché qui vengo a fare le mie ricariche d'ossigeno e di energia, quindi appena mi è possibile torno a casa, perché comunque qui è casa. Sai che noi bellunesi, ma tu sei bellunese, insomma, assolutamente, abbiamo questo senso delle nostre glorie nazionali a cui teniamo molto, no? Quindi ci riempie il cuore sapere che ci ricordi, che ci porti con te. Ma questo sempre, assolutamente. Anzi, io sono...
sono fiera di essere bellunese e cerco insomma di portare la mia bellunesità ovunque io vada. E per me è un onore veramente. Ascolta Chiara, la prima alla Scala è la prima con la presenza dei presidenti, Sì, è la prima con tutte le autorità più importanti che assolutamente. abbiamo in Italia. Con i posti contingentati, mi sa che neanche volendo si riesce a entrare, se Ma qualche bellunese. io non lo so perché secondo me finché non arriveremo a ridosso non Non sapremo si fino a potrà capire. quanto apriranno i posti o quanto saranno aperti o non saranno aperti. Sicuramente le autorità saranno presenti. E ecco, l'altro giorno commentavo con la mia famiglia che credo che quando sentirò dagli interfoni l'inno nazionale, insomma, capirò veramente in che situazione Ti sei mi cacciata. sono cacciata. Assolutamente. Mamma mia, sarà un'emozione grandissima, veramente. Vabbè, noi Speriamo. saremo lì con te, emozionati anche noi. Grazie, grazie per il Va supporto, bene. veramente Allora, fondamentale. grazie cara, in bocca al lupo per Crepi, tutto, buona grazie. carriera, che te la meriti con Grazie tutto di quello che hai cuore. fatto. Grazie infinite.